L'Assemblea ha proceduto all'elezione dell'ufficio di presidenza, eletti come vicepresidenti Nino Boeti con 29 voti e Daniela Ruffino con 13. Alla carica di consiglieri segretari sono stati eletti Angela Motta con 34 voti, Gabriele Molinari con 30 e Alessandro Benvenuto con 13. I candidati della maggioranza sono stati proposti da Davide Gariglio, Partito Democratico, mentre quelli del centrodestra sono stati presentati da Gilberto Pichetto Fratin a nome di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per la votazione sui consiglieri segretari, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, ha proposto il nome di Stefania Bazzella, che è risultata non eletta. Vicepresidente, una nuova legislatura in questo nuovo ruolo, cosa può dire? In un momento difficile per la vita di molte famiglie, i cittadini hanno l'esigenza di sapere che le persone che le rappresentano nelle istituzioni, come l'ufficio di presidenza di un consiglio regionale, sono persone per bene che hanno a cuore il futuro e lo sviluppo della regione e delle famiglie. Sarà una legislatura che durerà 5 anni, che ha obiettivi economici, che ha obiettivi valoriali, che dovrà fare una nuova legge elettorale, insomma che dovrà far vedere ai piemontesi che la politica esiste se è una buona politica, se può dare risposte positive, se può rappresentare le speranze e le aspirazioni di 4.200.000 cittadini di questa regione. Vicepresidente del Consiglio regionale, cosa si sente di dire ai piemontesi? Quello che ho detto durante tutta la campagna elettorale è che questa è una stagione nuova per il Consiglio regionale, di nuovo impegno, c'è la grande possibilità di una riscossa per il Piemonte, anche di un avvicinamento della politica ai piemontesi. Mi sento di dire questo, mi sento di dire che questo Consiglio deve avere porte aperte, finestre, che deve essere capace di avvicinare i cittadini e che il nostro impegno ovviamente sarà grande, perlomeno il mio sicuramente lo sarà, unitamente a tutto il gruppo che rappresento.